Allora, aggiungiamo un suono a una scena nel modo più semplice, ma nel senso che quando entriamo nella scena vogliamo che si senta automaticamente un suono. Poi vedremo una musica, quello che volete. Quindi creeremo dentro una nostra cartella di assets, in questo caso l'ho chiamato Classroom Sound Music, andiamo qua e facciamo Create Scene. Ok? La scene la chiamiamo Sound. Ok, quindi aspettate, facciamo un create scene, facciamo sound 1 perché ce l'avevo già la sound. Ok, quindi apriamo questa sound 1, vedete che è quella vuota, quindi partendo da quella vuota facciamo il solito giro, quindi ci creiamo un 3D che sarà il nostro piano, questo, ci accertiamo che sia 000, lo è. Mettiamolo qua in posizione, poi vabbè, qui facciamo le solite cosucce, quindi dobbiamo aggiungerci praticamente sound 1, dobbiamo accertarci che la scena, questa scena sound 1 sia questa qua, cioè nell'active package sound 1. E una volta che abbiamo fatto questa cosa, possiamo fare con reissue e fare il solito discorso di andare a creare un thumbnail camera e aggiungere anche l'entrance point, ok? Quindi andiamo nell'entrance point perché nel frattempo sarà sbagliato, lo mettiamo nell'origine, andiamo anche nella thumbnail camera e lo mettiamo nell'origine uguale, no? In modo tale da solleviamo leggermente l'entrance point e anche la thumbnail camera probabilmente va alzata. Ok, quindi abbiamo la versione base. Ora a questo punto in questo schema metteremo un oggetto che possa fare della musica. Adesso noi lo applichiamo praticamente come dobbiamo introdurlo come componente, come una sorgente di audio in un componente, cioè una componente sorgente audio di un qualche oggetto che abbiamo nella scena. Quindi qua nella scena aggiungiamo, per esempio, una sorgente che può essere un cubo, quindi creiamo un cubo. Come solito vi ricordate che mettiamo un cubo giusto per capire, perché quando voi entrate si è direzionato lungo, mi sembra, il blu, e quindi il cubo ve lo vedrete probabilmente a destra entrando, ok? Quindi, sì, entrando, troverete leggermente a destra. La verifichiamo adesso poi se entriamo che effettivamente è così. Ora, questo cubo gli dobbiamo aggiungere un componente che diremo che è audio, scriviamo audio e prendiamo un audio source, e questo è importante. E dentro questo audio source dobbiamo metterci sostanzialmente una clip. Ora, questa clip la possiamo costruire noi, oppure come in questo esempietto che vi faccio vedere, lo andiamo a prendere da un sito web. Io ho cercato un sito con delle frasi, qualche cosa registrato che non fosse proprio banale, e qui per esempio mi dice che c'è un sito, ci sono vari siti, questo qui tra l'altro l'ho ottenuto cercando famosi discorsi in italiano MP3, e ho trovato questo e mi ha puntato qua dove ci sono delle registrazioni scaricabili, alcune non funzionano, ma ad esempio questo qui a cattoni praticamente. Non so se vi sentite, ecco, se l'avete, ecco, questo è giusto per farvi capire che possiamo prendere un audio più o meno qualunque. Questo è un audio WAV, in teoria dovrebbe funzionare anche con gli MP3. Comunque, se fate degli WAV, come abbiamo visto adesso, abbiamo questo signore e quindi dobbiamo prendere questo file e scaricarlo praticamente dentro il nostro progetto. Quindi lo possiamo aprire il progetto, questo, facciamo in modo tale di avere visibile praticamente insieme i due, praticamente, sia, ecco, lo faccio più o meno così, giusto per poterlo selezionare. Ok? E quindi clicco questo e lo sposto praticamente, semplicemente ho fatto proprio la trascina da qua dentro, quindi proprio dal momento in cui l'avevo scaricato dal sito, dal browser, e l'ho spostato qua e c'è un albertone.
Ora, questo bottone è un audio clip, quindi soddisfa alle nostre esigenze di avere questo audio clip e dobbiamo metterlo dentro la nostra sorgente. Quindi clicchiamo la sorgente che è il cubo, vedete che c'è un audio source, vedete che gli manca l'audio clip, gli spostiamo il nostro audio clip e abbiamo Albertone a cattoni. Ok? Ora, se guardate attentamente c'è un play on awake, questo vuol dire che il suono viene lanciato immediatamente quando si entra. In realtà c'è un attimo di ritardo perché vedrete che Spatial impiega un attimo di tempo a caricare tutta la scena, quindi saranno 2-3 secondi, ma non preoccupatevi, diciamo che parte. E poi se vogliamo che continui a sentirsi, facciamo un loop, quindi in teoria dovrebbe sentirsi ab aeternum. Ora a questo punto, se la scena la salviamo, facciamo il solito check, andiamo a vedere sulle issues se è gialla, c'è, ok, perfetto. E a questo punto possiamo fare il test dell'active scene. Ora, il test dell'active scene, magari a voi la prima volta ci impiega un attimo di più di quello che vedete da me, ma fondamentalmente è una scena abbastanza semplice. Entrate nella vostra sandbox in Spatial. E quando entrate nella scena vedete che sulla destra abbiamo il nostro cubo e poi aspettiamo i famosi 2 secondi, 2-3 secondi che dovrebbe servirgli per partire e in teoria, ecco, vedete. Ammazzali quanti so staccattoni, oh. Buono imparato bene tutte le mattine, ma chi li fa passare? Ecco, vedete che avendogli messo quel loop, opzione di loop, qua dentro il cubo, nell'audio source, nel componente audio source, gli ho messo il loop e play on awake, quindi lui lo carica subito all'inizio quando si entra e poi lo continua a caricare. Adesso nei prossimi video vedremo invece come fare per fare scattare l'audio soltanto quando si entra in una certa zona o quando farlo spegnere quando si esce dalla zona. Ok? Quindi basta per il momento, questo è tutto.